Signore, detesto i candidati che hanno programmi, idee, progetti, impegni e propositi. Che stronzate. Noi abbiamo bisogno di un capo, non di un pensatore, nemmeno di un raziocinatore che si rivolga all'intelligenza degli elettori. Sacrosante parole. L'intelligenza è un freno, la stupidità è una forza. Se fossi presidente farei eliminare tutti quelli più intelligenti di me e regnerei su un popolo di imbecilli felici. Che massacro! I paesi forti sono popolati da cretini che si riproducono fra di loro, non hanno nessun problema metafisico e credono che l'universo sia stato creato per servire da paesaggio alla loro vita da cretini! Che quadro! Signore, il nostro dovere è quello di votare esattamente per chi ci prende per cretini! Che programma, Cin? La cretineria è il futuro dell'uomo! Che disastro! Ci vuole una grande attenzione per trovarsi a proprio agio nel mondo dei cartoni animati. Vedendo un raro frammento della serie Charlie Chaplin Cartoons, realizzata intorno al 1915, probabilmente da Otto Messmer, il creatore del Gatto Felix. All'epoca era piuttosto frequente trasferire gli attori nei cartoons. Toccò anche a Mary Pickford, a Buster Keaton, a Stan Laurel e Oliver Hardy, e a molti altri. Analyzing the work of many artists in my great. Ho analizzato il lavoro di molti artisti nel mio libro I grandi maestri dell'animazione. E in Italia ci sono molti grandi talenti. Da Bruno Bozzetto a Luzzati a Manfredo Manfredi e molti, molti altri. Ma non ho mai analizzato me stesso, per cui non so cosa dire di me stesso. Tutto quello che posso dire è che ho una grande considerazione di molti artisti dell'animazione e una buona parte di questi sono italiani, dai quali
ho tratto un grande piacere conoscendoli, analizzando e gioiendo del loro lavoro di grandi artisti. Io credo che l'Italia dovrebbe essere orgogliosa di questi suoi artisti. È giunto il tempo che il popolo italiano capisca che sono questi artisti moderni, quali Luzzati, Bozzetto, Manuli, a rappresentare la continuità del Rinascimento, di Tiepolo, di Raffaello, di Leonardo da Vinci. Of Tiepolo, of Raphael, of Leonardo da Vinci, because they live today and perché essi vivono oggi e colgono attraverso il loro lavoro la vita contemporanea. The contemporary life, the present life. E credo che non sia una cosa intelligente da parte della nazione italiana ignorare una conquista del genere, che deve essere ammirata e apprezzata. Such achievement, when it's right there, to be enjoyed and to be admired. Been exposed to girls, bosses, babies, relatives, pain, sorrow, and joy. Thank you.
Che sei matto? Io che vado. Ecco. Adesso faccio una cosa. Prossima! Ancora nel mondo dei disegni animati! Ciao! Divided America. Coincidence.
dream like that. Never. Verstandenen sei mit euch. Die Expression der Neerlandese. Der Herr ist wahrlich verwesen. Soll ich passen? Consigli per gli acquisti. Attenzione però, queste sono pubblicità di 50 anni fa. Non cercate i prodotti, sono scaduti. Siamo in Germania, nel 1921. Harry Jagger, per fare la reclame, come si diceva allora, dei pneumatici Excelsior, si ispira ai cartoons americani che cominciavano ad affacciarsi in Europa. Cavalli, archi, frecce ed inseguimenti. Gli ingredienti del western ci sono tutti, ma nulla può contro gli imprendibili pneumatici. Il film è disegnato su carta foglio dopo foglio. Io nei cartoni animati mi trovo bene, quasi sempre. Thank you.
I started as an art painter. Ho cominciato come pittore. C'è stato un momento in cui ho capito che l'animazione è prima di tutto cinema. Faccio un esempio. Quando lei visita una mostra, si mette davanti a un quadro e poi lo guarda. E quando lo ritiene opportuno, passa al quadro successivo. Nell'animazione questo non è possibile. Io le faccio vedere un quadro, ma sono io a decidere per quanto tempo lei lo guarderà. Qualche volta è molto corto e lei ne vorrebbe vedere di più. O viceversa, lei ne ha abbastanza e io decido che deve vederne ancora. La ragione per cui io preferisco realizzare film d'animazione piuttosto che dipingere quadri da appendere alle pareti. Pronti a un nuovo viaggio nella fantasia, una nuova avventura nel fantastico mondo dei disegni animati? Beh, ormai da tante settimane abbiamo imparato a conoscere e a riconoscere la mano di artisti che hanno lavorato con grande creatività nel mondo dell'animazione. E in una rassegna di questo genere non potevamo non ricordarci, non nominare, non dedicare una puntata a Norman McLaren. Norman McLaren, il capostipite, il caposcuola del cinema d'animazione d'autore canadese, ha lavorato tutta la vita nella sperimentazione di nuove tecniche, di nuove modi di animare sulla pellicola, con la carta ritagliata, passo uno, giocando con le luci, insomma ne ha fatte di tutti i colori. E noi con un piccolo documentario questa sera andremo dietro le quinte, vedremo il suo lavoro, entreremo nel suo laboratorio per vedere come questo artista riusciva a creare le sue animazioni. Dopo questa breve incursione nell'antro di Norman McLaren mostreremo due film, uno del 52, Oscar del 52, I vicini, un film realizzato con la tecnica della pixelation, una tecnica che si basa sul usare degli attori in carne ed ossa ma riprendendoli a passo uno come se fossero degli oggetti, e l'animazione ottenuta in questo modo si chiama appunto pixelation, questa è la tecnica. Il secondo film di McLaren di questa sera è Il Merlo, un film realizzato con la carta ritagliata che abbiamo già visto usata da altri artisti ma che McLaren aveva sperimentato tra i primi. Poi assieme alle nostre rubriche, Volinsky, la Cineteca, le interviste, gli sport, insomma le rubriche solite di Fantasy Party, concluderemo questa sera con la presentazione di un film ungherese, Coup de Foudre, Colpo di Fulmine, un film che ci racconta le fatiche, le energie, le avventure di un uomo che cerca di conquistare una donna. Forse ne mette troppe di energie, chissà. Guardate come va a finire. Buon divertimento.